Allora, venendo invece alla parte di contenuto dell'esercizio di ieri, io proverei a darne una rapida, non stiamo a leggerlo, a ragionarlo perché l'abbiamo già fatto, proverei a fare insieme una rapida soluzione in cui evidenziamo solamente i problemi principali, no? Sul resto se lo vogliamo. Io sono, adesso lo faccio, però vi devo dire, vi devo confessare che sono in forte dubbio se fare le soluzioni in aula. Nel senso che io non ho problemi a farle, no? Far vedere le soluzioni degli esercizi di laboratorio, almeno magari non tutti, non. Il mio unico timore è che poi uno dice, ma sì, ma tanto domani me lo fa vedere e allora non provo a farlo. Allora, questo... Sì, no, no, se siete tutti puri, lo so. Allora, su quello delle piante, in realtà c'era un'ambiguità molto forte data dal fatto che venivano usati pianta, albero e specie in un modo che non si capiva molto se fossero concetti distinti o fossero usati come sinonimi per lo stesso concetto. La prima frase era quella che fregava più di tutti, ingannava più di tutti, perché diceva tratta piante di specie diverse. Allora sembra proprio che quella frase ti dica che una pianta e una specie sono due cose diverse, perché se la pianta è di una specie, vuol dire che la pianta è un tipo di specie, la specie è una cosa distinta dalla pianta. Ma poi quando andavi avanti parlava sempre di specie e vendeva alberi alla fine. No? Allora l'interpretazione più semplice era quella che trattava tutti e tra i termini come fossero un sinonimo. Non dico che sia la più giusta, nel senso che questo testo di per sé è ambiguo, e quindi c'è poco da fare, vuol dire che se c'è un'ambiguità, qualcuno lo interpreta in un modo, qualcun altro lo interpreta nell'altro. Inevitabile, non c'è un giusto o lo sbagliato. Giusto sarebbe andare a risolvere l'ambiguità a monte, ma non è che puoi interrogare un foglio di carta per chiedergli cosa volevi dire qua. Quindi, la cosa più semplice era considerare una classe, chiamiamola pianta, chiamiamola specie, la chiamo pianta perché è più facile, che avesse le informazioni relative al nome comune il nome latino, aspetta, ho sbagliato nome. Comune string, nome latino string, poi cosa abbiamo? Un codice univoco, mettiamolo intero, tanto di meglio non sappiamo, e basta. Per ciascuna pianta inoltre se sia tipicamente da giardino, da appartamento, o se sia una specie esotica o no. Allora, da giardino, d'appartamento, esotica o no? Sono due scelte, ciascuna delle quali tra due alternative. Ok? Può essere da giardino o da appartamento. Per come è scritta la frase, io intendo che queste due scelte si escludono a vicenda, se è da giardino non è da appartamento e viceversa, e una delle due debba essere sempre vera, o è da giardino o è da appartamento. Quindi non possono essere mai vere contemporaneamente e non possono essere mai false contemporaneamente. Questo mi dice che mi basta una variabile di tipo booleano per rappresentare quell'informazione. Se è d'appartamento, appartamento l'ho chiamata questa variabile, questa è la proprietà, è vero, sarà d'appartamento, se è falso sarà da giardino per esclusione. Viceversa, la stessa cosa esotica.
Ok? Questo significa che possono, per come l'ho modellato, possono esistere tutte e quattro le combinazioni. Da appartamento esotica, da appartamento non esotica, da giardino esotica e da giardino non esotica. Ok? Se, come è vero, possono esistere tutte e quattro le combinazioni, questa è una modellazione adeguata. Ok? Esercizio nell'esercizio. Se invece non fosse così? Cioè, supponiamo di essere al polo nord e le piante esotiche fuori magari non sopravvivono. E quindi la combinazione pianta esotica non da appartamento non esiste. Non esiste può voler dire due cose. O non ne ho io in negozio, e allora chi se frega, va bene lo stesso così. Concettualmente può esistere, ma io non ne tengo. Oppure non può proprio esistere, non voglio che esista, sarebbe un errore che l'avessi rappresentata così. No? Che chiaramente l'esempio è un po' forzato. Ma... Allora, come farei in quel caso? In cui avrei delle categorie di piante che però non sono facilmente scindibili in una serie di attributi sì o no. Indipendenti tra di loro, che possono assumere tutte le combinazioni possibili e immaginabili. Come lo modellereste in questo caso? In realtà l'ho già detto io. Definiremmo un concetto di categoria di piante, che è di fatto una lista di categorie possibili. Quindi avrei in questo caso una classe categoria di pianta, beh, chiamiamola categoria pianta perché categoria è un po' troppo generico, che ha a sua volta questi due attributi. E ovviamente dentro pianta non ci sono più, eh? E avrei una relazione per cui ogni pianta appartiene a una specifica categoria e ogni categoria può contenere un numero qualsiasi di piante. Allora, cosa ho cambiato? Dal punto di vista della pianta, io ti dico, guarda, le piante che ho possono essere di tre tipi diversi. E questi tre tipi sono descritti qui. Voi immaginatevi che questo elenco delle categorie sia immutabile. Lo definisco una volta per tutte e quelle sono. E quindi avranno certi attributi che sono fissati all'inizio. Possono esserci questi attributi tutte le combinazioni e possono non esserci. Quindi devo fare attenzione a livello di categorie a non definire le combinazioni di attributi che non hanno senso. Ma una volta che l'ho fatto, a livello di pianta, non mi posso più sbagliare. Perché devo scegliere tra le categorie che ho. Io me lo visualizzo. Immaginate un'interfaccia in cui devo inserire le piante nuove che compro, con una tendina, una mini tendina in cui scelgo di quale categoria, a quale categoria appartiene la pianta. Scelgo solo tra quelle che ho definito. Se sono tre e non quattro, potrò scegliere tra tre. Perché chi mi ha popolato la tendina, la classe categoria, ne ha messi solo tre. Se invece nel caso prima, che era quello del nostro esercizio, a cui torniamo tra un secondo, avessi due attributi, io me lo visualizzerei, la videata di inserimento della pianta, mi vedrei due belle caselline da spuntare, indipendenti l'una dall'altra, per cui pianta per pianta decido se spuntare una, tutte e due, o nessuna delle due. Ok? Quindi, questo, se vogliamo, cerchiamo di astrarlo come regola generale. Quando ho un elemento che ha un insieme di attributi, e questi attributi possono assumere certe combinazioni di valori fisse,
chiaramente non se è un attributo numerico tipo, che ne so, la data in cui è stata seminata, cosa del genere, questa ognuna ha il suo valore. Ma questi sono attributi descrittivi, dicono di che gruppo, di che categoria, quali sono le sue qualità. Allora, se io voglio, se io riesco, li posso descrivere in modo, con un insieme di variabili semplici, booleane, numeriche, eccetera. Ma se voglio avere una rappresentazione più complessa, che non sia ortogonale, che non sia un cubo in cui ho tutte le combinazioni possibili e immaginabili, posso sempre farmi un elenco delle alternative lecite e poi andare a pescare da quell'elenco. Ok? Prego. No, infatti questo modello non lo dice. Però sposta il problema sulla popolazione, sulla creazione delle istanze di questa classe. Allora io mi immagino, e questa la faccio una volta sola, quando creo il sistema. Quindi io mi immagino, immaginate due livelli di persone diverse. La persona che va a configurarti il sistema e decide quali sono le combinazioni lecite e tocca questa tabella. Questa tabella non la può più toccare nessuno. L'omino che invece ti carica le piante, l'operaio che inserisce i dati quando arrivano le piante, non può sbagliare. Perché non potrà mai scegliere una combinazione, visto che gli attributi qua non ci sono, non li sceglie lui, ma deve pescare tra le combinazioni che sono già state predefinite, deve pescarne una lecita. Quindi è un'attribuzione di ruoli o di momenti diversi. È chiaro che se la persona che inserisce la pianta ha anche lei la possibilità di modificare, aggiungere questa tabella, non ho guadagnato nulla. Però nel caso, immaginate nel caso in cui gli attributi non fossero solo due ma molti, allora definiamo per famiglie. Come sempre la soluzione perfetta non c'è, è qual è il miglior compromesso nel mio caso specifico che devo cercare. Ok, torniamo alla versione canonica dell'esercizio, quindi torniamo a casa dal polo e andiamo avanti. Il testo cosa ci chiedeva ancora? Prezzo in vigore e la storia dei prezzi con la data dell'entrata in vigore. I fornitori sono individui, e poi parla di fornitori. Allora, parliamo prima dei prezzi. Allora, io ho visto molti che hanno fatto cose di questo genere. Scusate. Molti, alcuni, via. Cosa ho fatto qua? Data, due punti date, via, basta. Vai, bravo. Allora, se metto una data, è di tipo data, non è di tipo string o di tipo int. Poi vediamo la relazione, cominciamo a disegnare la relazione che ovviamente ci sarà. Cosa manca qua? Il prezzo, gli euro, i soldi. No? Il fatto che la classe si chiami prezzo, vabbè, si chiama prezzo la classe, ma poi deve avere un attributo che è il valore numerico di quel prezzo lì. Non facciamoci fregare dei nomi. Quindi serve un altro campo che è, che ne so, il valore. Ad esempio c'è un tipo currency che serve per rappresentare le valute. O se no mettete un float. No? Quindi non dimentichiamoci mai il valore più importante solo perché in realtà è lui che ha dato il nome alla classe. Poi, pianta prezzo. La fregatura di questo, la difficoltà di questo esercizio era il fatto che non ci interessa solo sapere il prezzo corrente, ma ci interessa anche sapere tutta la storia dei prezzi, ok? Quindi questo vuol dire che per una determinata pianta avrò molti prezzi.
Una pianta costa, o meglio, costava, lo metto al passato così mi ricordo che è uno storico che sto tenendo, costava quel prezzo in quella data. Poi ci sarà una di queste date, che è la più recente di tutti, che mi dà il prezzo corrente. Cioè, di fatto sto registrando le variazioni dei prezzi. Non sto registrando un'istanza per ogni giorno. Le date non sono fitte, non ce n'è una ogni giorno, ma ce n'è magari il 1° settembre, poi c'è il 1° ottobre, e tutte le date dei giorni di settembre che non sono esplicitamente rappresentate avranno il prezzo relativo al 1° settembre, quindi all'ultima data utile precedente a quella di cui mi interessa conoscere il prezzo. Ok? Sì. Ci arrivo. Allora, questa è l'informazione minima, per poter rappresentare lo storico. Con questa informazione posso conoscere quanto costa oggi quella pianta? Sì, perché se conosco la pianta, navigando questa relazione ottengo un insieme di molti prezzi in molte date, e prendo, tra tutti questi, so esattamente quale scegliere, cioè quello il cui valore di attributo data è il massimo. L'altra domanda. Io posso conoscere quanto costava quella pianta il 1° agosto 2014? Sì. E in due modi diversi, sono due casi. O ho già proprio per quella pianta un prezzo che va che in data 1 agosto, allora prendo quello, oppure vado a cercare, data la pianta, tutti i prezzi che ha avuto, che hanno filtrando solamente le date minori o uguali al 1 agosto 2014, e tra queste date filtrate prendo la più grande. No? Mi chiedo, dammi tutto lo storico dei prezzi, ma antecedenti o al massimo uguali al 1 agosto 2014. Quello successo dopo non mi interessa, perché mi interessa la data in quel, il prezzo in quella data lì. Tra tutte queste date prendo quello che è la data maggiore, che è o il 1 agosto, o il 27 luglio, o il 15 giugno, dipende quando è cambiato il prezzo, l'ultima volta prima del 1 agosto. Ok? In SQL devo fare un select max where data maggiore di. Io poi, girando tra i banchi o tra i computer, ho suggerito a molti di tenere traccia non solamente della data di entrata in vigore del prezzo, vigore, ma anche della data finale. Allora, dal punto di vista del contenuto di informazione è lo stesso, perché alla fine, quando è che scade la validità di un prezzo? Beh, il giorno prima che entri in vigore il prezzo successivo. Se però devo ragionare come potrò fare ad ottenere questi prezzi, se ho questi due attributi è molto più facile. Proviamo a farci le due domande di prima. Qual è il prezzo corrente? Data una pianta, vado a vedere quello la cui data finale o non esiste o è maggiore di oggi. Ce ne sarà uno solo. Quindi non devo prendere tutti e poi trovare la data maggiore. Tipicamente quando imposto il prezzo nuovo dico in vigore da oggi, la data finale non la specifico ancora, perché non lo so. Quindi vado a cercare qual è l'unico prezzo associato a quella pianta, quella la cui data finale è vuota, è null. Fatto. Molto più. Cioè, trovo un dato, uno solo. E se voglio cercare il prezzo al 1° agosto, vado a cercare
data la pianta, tutti quelli la cui data di entrata in vigore del prezzo è minore o uguale del 1 agosto e la cui data finale è maggiore del 1 agosto. Ce ne sarà uno solo. E la trovo subito. Quindi è una questione abbiamo leggermente, come si dice in gergo, denormalizzato l'informazione, abbiamo inserito un pelino di ridondanza in più, perché la data finale di uno la potrei ricavare come data iniziale di quello dopo, meno uno, il giorno prima, però abbiamo reso molto più diretto ragionare su come andare a reperire l'informazione. Non è sbagliato né l'uno né l'altro. Uno è più sintetico come rappresentazione, l'altro è un pochino più comodo per la navigazione e l'interrogazione. Ciò che invece ha creato problemi maggiori è questa cardinalità dall'altra parte. Perché voi tutti siete molto ecologici e volete risparmiare a tutti i costi. Per cui io ho sentito molti che volevano fare così. Mettere una molteplicità multipla anche su quel lato lì. Che non è sbagliato. Cosa vuol dire mettere la molteplicità multipla? Vuol dire che lo stesso prezzo può essere abbinato a più piante. Detto così, è vero, nel senso che più piante possono condividere lo stesso valore in euro del prezzo. Però non è quello che dice il diagramma. Il diagramma dice che la stessa istanza di prezzo che è data da un valore, sì, ma anche una data iniziale e una data finale, questa tripletta di attributi, più tutti quelli che eventualmente dovremmo aggiungere, sono comuni a un insieme di piante. Allora, il fatto che due piante costino entrambe 5 euro può capitare. Il fatto che due piante costino entrambe 5 euro e che sia, il prezzo di 5 euro sia entrato in vigore la stessa data e cessi di valere la stessa data è molto più raro. Allora, o dietro c'è un ragionamento per cui decido che ci sono un gruppo di piante che io voglio che mantengano sempre lo stesso prezzo, allora va bene, perché quando cambierò il prezzo lo cambierò a tutte quelle piante. Ma se invece è semplicemente una coincidenza, il fatto che due piante abbiano lo stesso prezzo, stessa entrata in vigore del prezzo, ma poi il giorno dopo posso volerle cambiare indipendentemente l'uno dall'altro, allora non ha senso mettere a fattor comune questo prezzo. Sono semplicemente due istanze che capita abbiano lo stesso valore. Il valore non è un identificatore per il prezzo, il valore è un attributo. Immaginate quando cambio un prezzo, se avessi la molteplicità, vuol dire che sul prezzo vecchio metto la data finale di oggi. Ma quella data finale si applica, l'istanza di relazione è sempre la stessa, io solo ho cambiato l'istanza di classe. Quindi in automatico si applica a tutte e tre le piante che avevano lo stesso prezzo. Quindi tutte e tre finirà, sarò obbligato a cambiare il prezzo a tutte e tre. È ciò che voglio? Non lo so. Se è ciò che voglio va bene. Se non è ciò che voglio, non ha senso cercare di tenere insieme delle piante che capita che abbiano lo stesso valore di un attributo collegato. Quindi, in conclusione, non è sbagliato, si può rappresentare così, ma sicuramente introduce una maggiore complessità di gestione, perché quando vado a cambiare un prezzo devo innanzitutto chiedermi, ma questo prezzo ce l'ha solo una pianta, ce l'ha più di una? Lo cambio solo a quello o lo cambio anche all'altra? Quindi ho del lavoro in più da fare, e se la mia intenzione non è quella di lavorare con gruppi di piante, è lavoro inutile. Anzi, rischioso perché faccio del lavoro in più e rischio di sbagliare. Allora la soluzione più semplice è quella di avere
una cardinalità singola, col rischio di avere delle istanze di prezzo uguali, uguali in tutto tranne che nel codice identificativo, che sappiamo che c'è anche se non vediamo. È il suo prezzo, è il suo storico dei prezzi. Quando vedo una cardinalità 1, questa è roba sua, posso anche immaginarmela qua dentro, disegnata in piccolo, no? Sono cose private. È il suo storico dei prezzi di quella pianta lì. Questo alla fine è una... Allora, se avessimo dovuto gestire solamente il prezzo corrente, diciamo, provate a fare mentalmente un passo indietro. Se vi avessi detto, ogni pianta ha un prezzo, voi cosa avreste detto? Attributo, prezzo. Fine. Privato. Non vi sarebbe venuto in mente di dire, prezzo esterno, relazione con pianta, perché in realtà più piante possono avere lo stesso prezzo. No? E perché invece la vorreste fare nel caso in cui il prezzo semplicemente sia un elenco anziché un valore? Semplicemente se è un valore unico lo posso mettere come attributo. Se è un elenco lo metterò come una relazione unica, univoca, che è una sorta di attributo a più valori, in certo senso, no? Poi, come vi dico, non era sbagliato, perché potevo... Questo è una... Questa soluzione con l'uno è più vincolata rispetto all'altra. L'altra è più generale, questa è più specifica, ma se mi basta per il caso specifico che ho a disposizione, è meglio avere una più ristretta che una più ampia. Ok, l'altro, dove è finito il testo? Qua. Poi rimane l'ultimo pezzo che sono i fornitori, identificati attraverso un codice, ciascun fornitore sono di nome, codice fiscale, indirizzo, questo è facile. Ciascun fornitore può fornire diverse specie di piante, ma una specie di pianta, considerando l'albero come sinonimo, viene acquistata sempre dallo stesso fornitore. Allora, questo qua era molto semplice, io avevo il fornitore, fornitore, no, fammela fare al contrario, fornisce, pianta, del fornitore conosco, cos'è che conosco? Codice, nome, codice fiscale, indirizzo, va bene, codice, nome, codice fiscale, indirizzo, e dice, che so qua, via. Attenzione che la frase ci inganna, perché dice una specie di albero viene acquistata sempre dallo stesso fornitore. Una pianta viene acquistata, quindi acquistare è il contrario di fornire, da un solo fornitore. Quindi nota la pianta e nota il fornitore. Ho un 1 qua. Ma il testo non dice che un fornitore fornisce un solo tipo di pianta. Un fornitore può fornire tante piante quante vuole. Ma ciascuna pianta non può essere fornita da fornitori diversi.
Ok? Passiamo all'altro. All'altro esercizio. Era un po' più articolato. Allora, qui c'era anche lì alcuni sinonimi da riconoscere. Ad esempio, centro di noleggio e centro di servizio sono sinonimi. O la catena, che è unica, che è articolata su più centri di noleggio o centri di servizio. Quindi ho più centri di servizio, quindi questa è un'entità da rappresentare. Ho gli impiegati, che sono un'entità da rappresentare. Poi ho di nuovo la gestione di uno storico. Il fatto che un certo impiegato in tempi diversi possa essere in servizio presso centri diversi. Fermiamoci qua, poi aggiungiamo i film. Vediamo solamente questi primi due paragrafi, per ora. Quindi noi abbiamo detto come prima cosa il centro di servizio e poi abbiamo l'impiegato, si chiama, o il personale, come lo chiamava qua? Impiegato. Allora, il centro di servizi ha un po' di informazioni che sono un codice e l'indirizzo e il numero di telefono. Cos'è il numero di telefono? Come tipo di dato? Stringa. String. Non è un intero. Ok? Non è un intero perché il numero di telefono vogliamo magari mettere lo spazio, mettere il punto, mettere il trattino. In un intero 011 e 11 sono lo stesso numero. Come numero di telefono no. Prendete una regola generale che avevo letto in giro e mi è piaciuta. Possiamo usare come numeri interi solo cose su cui abbia senso fare aritmetica. Ha senso fare una somma, una differenza, un incremento, un decremento su numeri di telefono? No. Allora non sono numeri, non li rappresentiamo come numeri. Perché il codice me l'hai fatto come numero? Ma perché magari è un codice progressivo. 1, 2, 3, 4. Allora ci faccio dell'aritmetica, incremento da uno all'altro. Quindi chiediamoci sempre, ha senso sommare, sottrarre, o anche solo incrementare questo valore? Se sì, lo possiamo rappresentare come dato numerico, intero o reale. Se no, rappresentiamolo come dato testuale. Così non ci freghiamo, non rischiamo di vincolare troppo il tipo di dati che trattiamo. Non c'è altro, se non sbaglio, sul centro di servizio, sull'impiegato, codice fiscale, nome, titolo di studio, recapito. E vabbè, sono tutte stringhe queste, quindi è facile. Allora, io li ho messi come attributi... Che stringo puntini? Cosa ho fatto qua? Io li ho messi tutti come attributi valore di tipo stringa. Può andar bene per questo esercizio che è focalizzato sulla vendita di film. Se io però fossi nel reparto risorse umane, cioè se parte di questo modello concettuale dovesse servire anche alle risorse umane, titolo di studio non lo vorrei vedere come stringa. No? Perché vorrei avere un elenco, sapere i laureati, i diplomati, che titolo di studio hanno, e quindi sarebbe un'informazione che vorrei rappresentare in modo strutturato.
Allora, in quel caso vorrei avere un'altra entità che si chiama titolo di studio, in cui elenco tutti i possibili titoli di studio con gli attributi, laurea, sì, no, italiano, estero, equiparato, equipollente, mia zia, eccetera, tutto ciò che serve, e poi fare una relazione in modo da poter più avanti, no, ricercare gli impiegati per titolo di studio, fare statistiche, fare formazione, fare quello che devo fare. Ok? Quindi dipende sempre dal contesto in cui lavoriamo, perché se uno si va a pensare su ciascuno elemento, gli viene da espanderlo oppure fermarsi. In questo caso il nostro contesto era quello delle vendite, quindi non dobbiamo fare lavori su questo. Ma è il primo candidato ad essere espanso in un'altra entità, se mai dovessimo farci qualche cos'altro. Ok. Anche solo chiedersi se due persone hanno lo stesso titolo di studio, eh? Cioè voi tutti vi laureerete in ingegneria gestionale, ma quando andrete a lavorare a fare il videonoleggio, chi vi caricherà i dati nel sistema vi scriverà in 8 modi diversi. Ingegneria gestionale, ing.gestionale, ing senza punto gestionale, con lo spazio, con due spazi, con ingegneria con la mia sbagliata, cioè senza, eccetera, eccetera, no? Cioè, due stringhe di testo, se sono uguali è sempre solo per fortuna. Se è un dato che è in mano all'utente che lo immette. Se invece è un dato strutturato, viene validato da qualcun altro, e una volta che l'ho inserito bene, sperabilmente la prima volta, riuso sempre lo stesso. E se l'ho inserito male, lo correggo una volta e poi uso quello giusto. Ok. Centro servizio impiegato è la relazione che dice che un certo impiegato può lavorare in un certo centro di servizio, ma anche in altri centri di servizio, su intervalli di tempo diversi e su, con ruoli diversi. Allora, interessante notare che in questo testo in cui era citato esplicitamente intervalli di tempo, praticamente tutti abbiano pensato alla data di inizio e alla data di fine. Mentre invece nel caso del prezzo delle piante era indicato data in vigore e molti, quasi tutti, hanno pensato solamente alla data di inizio. Ma è la stessa cosa. È lo stesso tipo di informazione, è una sequenza storica. In un modo l'avete modellato in un modo, nell'altro esercizio in un modo diverso, perché sono delle parole del testo che vi hanno indirizzati. E non facciamoci fregare dalle parole. Le parole del testo sono state scritte da qualcuno che cercava di descrivervi il problema con parole sue. Noi dobbiamo astrarre rispetto alle parole usate e chiederci qual è il modo corretto di rappresentare questa informazione. Dobbiamo rileggerlo come se fosse detto con parole nostre, anzi, con parole formali. Allora, adesso conosciamo già anche le association class, quindi possiamo pensare di usarle. La relazione tra impiegato e centro di servizio è una relazione quindi molti a molti. Un impiegato può essere presso molti centri di servizio in tempi diversi. Per cui una relazione molti a molti qualificata da un intervallo di tempo. Lo posso fare usando, così vediamo come si usa, l'association class, che è questo cosino qua, questa classe col cappello. Che funziona così, la trascino da una classe all'altra e lei si porta dietro il suo fardello della classe associazione. Quindi questa la posso chiamare... Oh, vai via. La posso chiamare incarico, impiegato no, lavora presso centro di servizio. E vedete che quando ho cambiato nome alla relazione, mi ha anche cambiato il nome alla classe sotto, perché la classe appunto è solamente l'ombra della relazione. Che attributi ha questa relazione? L'attributo data inizio, data fine,
ruolo. E la molteplicità appunto è molti a molti. Questo modello, noi pensiamo che il fatto che l'impiegato, il singolo impiegato, possa lavorare presso tanti centri di servizio e in ciascun diverso centro di servizio presso cui lavora, vi lavora in un certo intervallo di tempo con un certo ruolo, questo è ciò che è detto. Ciò che non è detto dal modello è che noi presumiamo che in questi centri di servizio ci lavori in uno per volta. Ossia questi intervalli di tempo siano disgiunti tra di loro, magari consecutivi, in modo che lui non abbia dei giorni morti in mezzo. Però questo non lo posso dire. Non c'è nessun modo per esprimerlo qua nel diagramma. Sarà una specifica aggiuntiva. Questo modello qui potenzialmente permetterebbe di dire che un impiegato lavora contemporaneamente in due centri di servizio, magari la mattina da una parte e pomeriggio dall'altra, per sua felicità. Non c'è modo di vincolarlo. Non c'è modo di vincolarlo, così come in un database non c'è modo di vincolare i valori di una riga ai valori di un'altra riga. Il problema è quello. Io posso vincolare i valori di righe corrispondenti di tabelle diverse, ma non di righe diverse della stessa tabella. Non posso confrontare tra di loro due periodi di tempo diversi perché sono nello stesso, uno sotto l'altro, in un certo senso. Ma questo è un limite del modello insiemistico, relazionale. Lo devo scrivere a parole questo vincolo, da qualche altra parte, non qua. Questo è un modo. L'altro modo è quello di usare l'equivalente, quello che lo conosciamo solo oggi. Ieri non conoscevamo questa rappresentazione e allora siamo andati per ragionamento, per induzione, verso la rappresentazione equivalente con la classe intermedia. Quindi avevamo una classe in mezzo che aveva relazione cardinalità 1 su centro di servizio, cardinalità 1 verso impiegato, e cardinalità multipla sui due lati intermedi, no? Come abbiamo visto prima. Questo va bene fin tanto che, o a patto che, il ruolo non sia codificato. Il ruolo l'ho messo come stringa. Dicevamo, l'association class può portarsi dietro solo dei valori, non può partecipare in altre relazioni. Se ruolo, anziché una stringa, fosse un ruolo codificato e quindi avessimo da qualche parte una tabella ruolo, allora questa rappresentazione semplificata non ci va più bene. Dovremmo per forza creare la classe intermedia. O una relazione ternaria, ma non andiamo a complicarci la vita. Okay? In questo caso andava bene. Poi abbiamo finito la prima metà dell'esercizio. Fino a qua, no? Da qui in avanti si parla di film. Questi film sono in noleggio presso il centro di servizio, presso certi scaffali, e vengono acquisiti, acquistati da vari centri di distribuzione. Film, lo metto qua. Del film che cosa so? Titolo, nome del regista, anno, attori. Ok. Titolo, che ovviamente è una stringa, regista, possiamo dire che il suo nome sia una stringa. Allora. Anno, che è un numero intero, e gli attori? Non mettetemi attori due punti stringa. No? È una... di nuovo un coccodrillo questo, no? È infestata di coccodrilli, quindi mettere un elenco dentro una stringa di testo. Ok?
perché non so come separarli, non so come poi dividerli una volta che li ho messi insieme, non so come ricercarli, non so come... No. Quando ho un elenco, porto fuori. Quindi, attore, ho il minimo di informazioni, il nome, anche solo il minimo. E poi dico che l'attore recita in un film. Via gli attori e ho una relazione molti a molti. Un film contiene tanti attori, è girato, è recitato, perdon, da tanti attori, e un attore, spero per lui, reciti in più di un film. Così è anche facile rispondere alla domanda, io voglio, voglio vedere un film di Sean Connery, allora vado a vedere qual è Sean Connery e da lì trovo tutti i film in cui ha recitato. Se volessimo fare più i fighi, potremmo avere una superclasse artista e dire che il regista è un artista e l'attore è un tipo di regista. Questo permette di riuscire a riconoscere quando c'è la stessa persona, lo stesso artista, che in alcuni film ha agito come regista e in altri come attore. Ma qui stiamo andando oltre quello che richiedeva il testo. Dimmi. Mettiamo l'uno, va bene. Allora, nel caso delle... Questa è una discussione senza fine. Zero asterisco oppure uno asterisco? Lui giustamente dice, film senza attori ce ne sono, i cartoni animati sì, ai doppiatori non gli attori. No? Ma a parte quello, che quindi è un caso d'uso che potrebbe essere sensato, la cardinalità minima in un attributo molteplice è un po' una questione di lana caprina, perché soprattutto in una relazione molti a molti così, praticamente... Operativamente, o carico prima il film o carico prima l'attore. No, lo minimo che deve mettere i dati dentro, ok? Allora, se metto prima dentro i dati del film, nel momento in cui l'ho inserito non ho ancora nessun attore, anche se poi li dovrà avere. Se io metto un 1 qua, nel momento in cui faccio salva per il film, mi dice no, è impossibile salvare perché, perché è necessario avere almeno un attore. Dammi tempo. Se però mettessi un 1 anche di qua, nel momento in cui inserisco un attore nuovo... non posso farlo perché mi dirà e questo attore no, non lo puoi inserire perché non sta recitando nessuna parte e dammi tempo di inserire i film in cui lui recita. Quindi sulle relazioni di questo genere, proprio per ragioni pratiche, operative, cioè se i dati non cambiassero mai va bene, ma poiché i dati li devo far evolvere, una cardinalità minima uguale a 1 su un attributo molteplice, sì, è lo si usa a livello informativo, poi a livello implementativo lo si dimentica. Ok. Cosa rimane? Rimane il prezzo, dov'era? Il costo corrente di noleggio del DVD. Quindi il costo, che è una valuta. E poi la cosa del remake. Cioè, voglio sapere, qui dice, una frase un po' sibillina, eventualmente i film disponibili presso la catena, è ovvio, quelli che io, di cui io non sono a conoscenza, di cui rappresenta il remake. Questo eventualmente, occhio quando si scrivono le specifiche, eventualmente vuol dire che può capitare o no che sia un remake. Non vuol dire che puoi aver voglia o non voglia di modellare il fatto che sia un remake. Cioè, è eventualmente per il fatto di essere remake, non è eventualmente per il fatto di rappresentare questa cosa, no? Quindi toglietelo pure quello eventualmente, leggendolo. Allora, come faccio? Di nuovo, non mettetemi remake due punti string. Perché in quella stringa cosa pensate? Cercate sempre di pensare... Quando metto un dato, fammi un esempio di cosa c'è lì dentro, di cosa ci scrivi lì dentro.
Allora, un film può essere il remake di un altro film. Lo dico meglio, un'istanza di film può essere il remake di un'altra istanza di film. Quindi è una relazione tra due istanze della stessa classe. Quindi una relazione riflessiva. Una relazione riflessiva, una relazione non tra un film e se stesso, ma tra un film e un altro film, è riflessiva sulla classe, non sulle istanze, ha due versi che a questo punto diventa fondamentale battezzare con un nome, altrimenti non ci capisco più niente, e quindi i due versi li posso chiamare, dov'è? Lo chiamo originale e, scusate, originale, aspetta, Association and A, copia. No, ho sbagliato. Ok, allora, un film è una copia rifatta di un originale film, di un altro film che è l'originale. Cioè questa relazione remake è una relazione tra due film, di cui uno è l'originale e l'altro è la copia. Quindi la leggo in questo modo, un film è una copia, cioè un remake di un altro film che è l'originale. Le cardinalità. Un film originale può avere tanti remake. Quando faccio il remake sarà il remake di un film originale. Quindi lato originale o un 1? Anzi, 0-1 perché potrebbe non essere affatto un remake. Lato copia invece posso averne molti. No, scusate, ho sbagliato. È 1 e basta. No, adesso. E sono 5 e mezza anche per me, scusate. Quindi, un film copia, quindi sono dentro il film copia, quanti originali può avere? Nessuno se non è una copia, uno se è una copia. Il film originale quante copie ha? Da nessuna ha tante copie può avere. Se vi confonde, per un attimo disegnatevi film 1 e film 2, fate la relazione tra i due, chiamatelo film originale e film copia, li disegnate separati, ragionate sulle relazioni e poi la collassate nel disegno. Che cos'è che mi dice se un film è una copia o no? Il fatto che partecipi nella relazione remake con un altro film. Veditelo nella matrice. Tu puoi avere un film che non è mai stato copiato. Allora, quello ti dice che è un originale che non ha copie. Se invece almeno una volta viene copiato, allora comparirà. O un film originale non è stato copiato da nessuno, quindi
non aggiungiamo un attributo qua che dica remake oppure non remake, perché l'informazione che sia remake o no me lo dà la presenza o l'assenza di questa relazione. Non vado a duplicare l'informazione con un booleano. Ok? Allora, ci dobbiamo interrompere qua, mancano ancora la parte di acquisto e di collocazione, magari ve la metto online finita, e poi se ci sono domande mi fate sapere.